a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di approfondimento della scuola del sabato. Siamo contenti di stare di nuovo con voi. Io mi chiamo Sofia Artigas, membro della Chiesa di Firenze, e oggi c'è con noi un ospite speciale, c'è Orlando Rizzo. Ciao Orlando. Ciao, buongiorno. Benvenuto. Grazie. Sei qui a smenuzzare un attimino i concetti della scuola del sabato con noi, però prima di iniziare volevo presentarti un attimino perché ti possano conoscere gli ascoltatori. Tu sei nato a Rosano Calabro nel 1944 e dopo aver avuto un'infanzia travagliata hai voluto intraprendere gli studi di teologia avventista che ti ha dato passo a un inizio di una carriera lunga e molto produttiva, perché hai fatto il pastore, perché hai fatto il professore di teologia e hai scritto tanti libri, vero Orlando? Sì, sì, ho scritto tanto. Ho letto tanto e ho scritto tanto. A livello religioso, che hai scritto diversi libri, vero? Sì, sì, sì. Tutti i miei libri sono religiosi, quale che sia il loro genere. Sì, uno dei quali è ancora in vendita nelle edizioni ATV, che si chiama L'eredità di un profeta, che parla della vita di Ellen White e del suo apporto teologico e non nella nostra chiesa, nelle nostre credenze. E poi ci sono tanta saggistica e divulgazione in romanzo anche. Ci sono diversi tipi di libri che parlano un po' autobiografici, un po' romanzati, se non mi sbaglio, vero? Sono tutti romanzi che si ispirano alla realtà che ho vissuto. E ci sono tra questi titoli Il Molino sul Colognati, Il Viaggiatore, Il Terzo Treno, Celi Tamarri, Il Nulla e l'Incanto, Il Principino Scomparso, La Viola e i Gigli dei Campi e l'ultimo che è arrivato alle nostre mani si chiama Se la Grandine a Maggio, che è specialmente dedicato al percorso che si fa nella disabilità in relazione a Dio. Sì, in ogni mio romanzo c'è un centro, diciamo, c'è un elemento centrale e in questo caso c'è la disabilità come problema che capita nelle famiglie, come quando accade che in un campo a maggio, il mese diciamo più di maggiore crescita, cade la grandine e rovina tutto, insomma. Infatti. Però volevo fare anche menzione una grande parte della tua vita, l'hai passata assieme alla tua moglie Raffaella e quindi mi hai detto che dovete fare 50 anni. L'anno prossimo. Allora tantissimi auguri che arriviate grazie, bene. Grazie, grazie molto. E poi hai una figlia che ha 43 anni, che è Simona, sì, che ho il privilegio di conoscerla e che se ci vedrà la salutiamo da qui. Grazie. Con un grande abbraccio. E niente, allora che abbiamo una pennellata di un poco di quello che sei te. Sei a Forlì, vero? Ora abito a Forlì, sì. Ora abiti a Forlì. Sì. Bene, lui ci segue da lì e vorrei invitarti ad aprire questa sessione con una preghiera. Signore Padre, sii con noi durante questi momenti dove parliamo della tua parola e parliamo soprattutto di ciò che tu hai fatto e vuoi fare con noi e per noi. Ti ringrazio di questa opportunità di testimonianza, guidala tu nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Orlando. Ora entriamo subito in quello che è il tema della lezione numero 9, il segno del patto. E per farlo, diciamo, possiamo anche riprendere qualche parola chiave che c'erano già nelle lezioni precedenti. Parole come alleanza, legge, ubbidienza. Queste le abbiamo studiate fino adesso, ma adesso entriamo in altre parole chiavi che subito conosceremo leggendo Esodo 31:16, che dice così: i figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato,
lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Questo patto, Rolando, a cosa si riferisce? Ecco, questa parola è una parola che abitualmente indica un accordo fra due soggetti per raggiungere un certo obiettivo, quindi sono patti commerciali, patti sportivi, eccetera. Nel caso specifico, questa parola è una parola straordinaria perché per la prima volta in tutta la storia delle religioni un uomo sente che Dio gli si propone come partner per realizzare insieme qualche cosa. Quindi noi abbiamo una sorta di accordo che Dio propone all'uomo. Normalmente gli uomini sono coloro che gli dèi avevano creato per i loro interessi oppure frutto della loro violenza. In questo caso Dio chiama un uomo e gli dice: voglio fare un patto con te, voglio camminare insieme a te. E il fine di questo patto è una benedizione che possa toccare tutta l'umanità. Abbiamo quindi qui qualcosa di straordinariamente unico. È un patto buono che viene al nostro beneficio. E vediamo che, anche se il titolo è il segno del patto, subito passiamo alla tematica del sabato. E vorrei leggere con voi l'introduzione, perché mi ha colpito tantissimo. Il settimo giorno, il sabato, è come un chiodo che spunta immancabile ogni settimana e ci riconduce al fondamento di quello che siamo e dovremmo essere. Mi ha colpito particolarmente questa frase perché è molto forte: quello che siamo e che dovremmo essere. Che cosa vuol dire? E il fatto del nostro cosa vuol dire? Sì. Per capire cosa vuol dire bisogna andare è tutto contenuto praticamente nei primi versetti della Bibbia. Se noi apriamo la Bibbia, al capitolo 1 della Genesi, dove è raccontata la creazione da parte di Dio, questo capitolo è stato tagliato male. I capitoli sono qualcosa di realizzato, diciamo, dalla storia, insomma, dai biblisti che hanno a un certo momento deciso di porzionare la Bibbia. Diciamo, queste porzioni non sempre sono state perfette, no? Per cui il brano che leggo è la fine del capitolo 1, anche se i primi inizia poi anche il capitolo 2. Quindi capitolo 1, versetto 31. Dice così: Dio vide tutto quello che aveva fatto, si parla qui della creazione, ed ecco era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, fu il sesto giorno. E poi continua e termina il discorso. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta, si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, poiché in esso Dio si riposò dall'opera che aveva creata e fatta. Ora, questo testo, che è il testo, come dire, finale del primo racconto della creazione, è un testo che ci ha in sé tutti gli elementi per cui è necessario avere una considerazione particolare per il sabato, il settimo giorno della settimana. Uh-huh. In questo testo, per due volte, è usata la parola compiere, terminare, in modo definitivo, completare. I cieli e la terra furono compiuti così. Dio compì così l'opera che aveva fatta. Ecco, noi abbiamo una casa che è tutta quanta costruita, manca il tetto. Ecco, senza il tetto la casa non può funzionare. Viene costruito il tetto, viene compiuto la struttura basilare della casa con il tetto. Il tetto della creazione è il sabato, cioè dire. Il sabato qui appare in questo testo non come un ordine, come un comandamento, ma appare come il compimento della creazione, cioè dire senza il sabato la creazione non ha senso. Perché? Perché il sabato rappresenta la divinità che ha creato la creazione e il sabato, colui che ha creato la creazione, invita l'umanità a vivere questo momento, questo tempo,
la invita a dedicarlo alla sua creazione. Per cui il sabato indica il posto di Dio nella creazione. Poi il testo ancora ha due parole importanti. E Dio benedisse il sabato e Dio santificò il sabato. Santificare vuol dire l'ha destinata ad un uso speciale. Benedire vuol dire che in questo tempo speciale Dio ha inserito un elemento di benedizione. Ecco, abbiamo qui tutti gli elementi, diciamo, del sabato biblico, del sabato della parola di Dio. Infatti è fortemente collegato alle nostre origini, è una cosa che dovremmo riprendere per ritrovare noi stessi. Poi, il sabato Dio l'ha inserito nella creazione. E poi noi ci chiediamo che senso abbia questo punto oggi, che significato ha oggi questo evento del passato nel nostro oggi? Ecco, oggi ha ancora più significato di ieri, per due ragioni. La prima ragione è che Dio è totalmente escluso dalla sua creazione. Voi andate a vedere 10 film in televisione, quante volte si parla di Dio? Praticamente mai, o quasi mai. Quindi Dio è escluso dalla sua creazione. Tanto è vero che la creazione si sta sfasciando, si sta inquinando, proprio perché Dio ne è stato escluso. E il secondo elemento è che l'uomo moderno ha un bisogno di riscoprire la creazione che è certamente molto superiore a quella del passato, perché nel passato l'uomo viveva nella creazione. Io la mia infanzia l'ho passata in mezzo alla creazione. Oggi l'uomo invece vive in mezzo a realtà umana piena di stress, no? dove c'è bisogno degli psichiatri. Ecco, il sabato è un tempo che Dio alle origini ha destinato all'incontro, alla celebrazione della sua creazione e della nostra umanità. Per cui oggi questo bisogno è ancora superiore a quello. Infatti. E a questo punto io vorrei dare passo a una testimonianza di un ragazzo, dico ragazzo perché è molto più giovane di me, però non so se potremmo considerarlo già uomo, perché la condizione del tempo è molto relativa, no? Però è un membro della Chiesa di Valdarno, si chiama Simone Benuti, e ha un'esperienza particolare da condividere con noi, quindi diamo passo alla sua testimonianza. Buonasera e un abbraccio virtuale a tutti. Per chi non mi conosce, io sono Simone Benuti, sono membro della comunità del Valdarno e nella vita di tutti i giorni sono un semplice consulente finanziario. In riferimento al sabato, penso spesso alla mia infanzia, no? Comunque sia, sono vissuto e cresciuto in una famiglia cristiana e l'aspetto del sabato, soprattutto da ragazzo, è quell'aspetto un po' che soffriamo di più, che ci contraddistingue, no? Rispetto a quegli altri, quando gli amici comunque si vanno a scuola, vanno alle feste, te cerchi di fargli capire i motivi, no? Poi successivamente è scattata una molla in me a livello proprio mentale che mi ha fatto vedere il sabato non più come un limite, come comunque sia spesso ci succede di viverlo, come comunque sia spesso viene visto anche dall'esterno, ma ho iniziato a vederlo più come un punto a mio favore. E questo è venuto fuori appena finito le scuole, quando ho iniziato la mia esperienza da arbitro. È lì che in modo particolare sono riuscito a sperimentare sia quanto fosse per me importante far trasmettere questo concetto, perché comunque spesso, soprattutto a livello dirigenziale, mi veniva richiesto di andare a arbitrare di sabato o piuttosto che di andare a fare dei raduni, no? E io sempre, con chiunque mi trovavo davanti, ho cercato di far capire le mie ragioni. E la cosa che vi dicevo, che mi ha fatto scattare un pochettino la molla in testa, è stata quella di cercare di far vedere a quegli altri come il sabato non fosse un limite, ma fosse un punto a mio favore. Cercavo di ribaltargli un po', no? Questo pensiero. E questo mi ha aiutato a me sia per quello che riguarda la relazione personale con le persone, perché comunque facendogli capire quanto io fosse una persona integra, quanto io fosse una persona che teneva
anche a questo aspetto mi ha permesso di far capire come fosse una persona che avesse tanti altri valori, no? Quindi il fatto di essere persona integra comportava con me anche dei valori importanti come l'onestà, essere una persona comunque sia puntuale, e questo è sempre stato una cosa che poi mi sono portato dietro e che veramente mi ha aiutato. Il secondo aspetto nel quale mi ha aiutato è sicuramente nel rapporto con il Signore, perché ogni volta che mi succedeva cercavo di mettere a lui questa cosa nelle sue mani. Era come se ogni volta che c'avevo una difficoltà legata al sabato, io sapevo la cosa giusta da fare, la facevo, ma chiedevo anche e soprattutto al Signore che mi desse una mano nel risolverla. E vi devo dire che questo per me è stato un bellissimo percorso di crescita che ho fatto insieme al Signore, perché vedevo che di fronte alla mia richiesta sincera, le risposte arrivavano e la volta dopo riarrivavano ancora. È stato un percorso naturalmente ad ostacoli, come spesso succede, non è stato un percorso lineare. Le risposte alle volte si attendevano anche per anni, però arrivavano. Questo mi ha permesso di accrescere tanto la mia relazione col Signore, e quello che mi sento di dire a tutti è: così come anche per altri aspetti della vita, così anche in questo, di seguire quelle che sono le direttive che comunque sia il Signore ci ha dato e di metterlo costantemente alla prova, nelle piccole come nelle grosse cose. Non esistono piccole o grosse cose, esistono solo problemi e che il Signore è pronto a risolverli se veramente ci affidiamo a Lui e se crediamo in quelli che sono, fortemente crediamo, quelli che sono i suoi principi. Quindi è questo il consiglio che mi sento di darvi. Un abbraccio a tutti e buona serata. Bene, ci ritroviamo qui di nuovo a sminuzzare la parola con l'aiuto della Scuola del Sabato che ci dà degli spunti di riflessioni. Con questo abbiamo anche no, con noi Rolando Rizzo che ci aiuta con la sua esperienza e il suo bagaglio culturale. E quindi passiamo alla seguente domanda che ti pongo. Il lezionario, nella parte del mercoledì, mette in relazione il sabato con il concetto di santificazione che già l'hai toccato un pochettino nelle spiegazioni di prima, e lo collega anche con il senso di fedeltà. Ma non esiste la possibilità di creare un conflitto con la dottrina della giustificazione per fede e la grazia come strumento di salvezza? Sì, certamente esiste in questa trappola molti cadono, nel senso che se il sabato è una sorta di moneta da pagare a Dio, se da strumento diventa fine, se riguarda più Dio che gli uomini, allora certamente c'è un grande conflitto. Ma se il sabato è ciò che originariamente è stato, ed è ancora, cioè un dono di Dio, cioè un dono per il benessere umano, un dono perché l'uomo recuperi tutta la sua umanità. Se il sabato è ciò che è nella Bibbia, cioè il sabato è soprattutto un giorno di incontro con Dio, incontro con la famiglia, incontro con la comunità. Il sabato è un giorno comunitario, cioè siamo al centro del Vangelo. Il Vangelo è comunità. La comunità è il ribaltamento della divisione creata dal peccato. Il peccato divide, crea violenza, no? L'Evangelo, la grazia di Dio, riunisce, crea comunità. E il sabato è un giorno comunitario, fatto per l'uomo, dice Gesù. Per cui se il sabato diventa dono, non entra in conflitto con la grazia, anzi è uno degli elementi, uno degli aspetti della grazia di Dio che è dono, riguarda totalmente la vita in tutte le sue relazioni. Condivide due ambiti importanti. A me è piaciuto tanto sempre la figura di ricevere il dono dal cielo e poterlo condividere con tutti gli altri, no? Sì, è qualcosa che è un segno specifico diretto da Dio in cui ci chiede di mettere la nostra passione in quello che ci dà, però per offrirlo a tutti gli altri. È qualcosa che viene a 90 gradi, no? Che ci viene dall'alto, però che lo dobbiamo ridare a quello che sta al nostro fianco.
Ma è vero anche che il concetto di sabato è cambiato, non solamente ora, ma anche vediamo la differenza di vivere il sabato nell'Antico Testamento e come si viveva nel Nuovo Testamento. Potresti commentarci un attimino questa problematica, tra Ma virgolette, certamente che c'è? ogni cosa, una grande personaggio avventista diceva, in tutte le cose, tempi, luogo e circostanze. È chiaro che il sabato dell'Antico Testamento aveva un ruolo, il sabato del Nuovo Testamento ha un ruolo, tra i due ruoli vi sono certamente delle affinità, ma anche delle forti diversità. In primo luogo, nell'Antico Testamento, il sabato diciamo, si sviluppava in una cultura unica, integralista, quindi in uno stato, diciamo, integralistico, laddove non c'era la distinzione fra Chiesa e Stato, era un'unica realtà e quindi la legge del sabato era legge dello Stato. Addirittura c'erano delle pene in rapporto alla nostra sabato. Il sabato, dopo Gesù Cristo, entra come elemento della comunità cristiana e quindi è un tempo di libertà scelto nell'ambito di una società, di una chiesa che vive in uno stato. Quindi libera chiesa in libero stato. Il sabato è un atto di libertà e di scelta, per cui è chiaro che cambiano tante cose. Sì, ed è vero che noi come comunità viviamo il sabato già dal venerdì, no? Perché noi avventisti nella nostra tradizione interpretativa iniziamo a celebrarlo il venerdì? E vorrei chiederti anche se la Bibbia rileva in qualche modo l'importanza di preparare il sabato, di prepararsi per il sabato. E di questo inizio del venerdì. E vedo anche, metto una sottodomanda, che il modo di vivere il venerdì che avevamo quando io ero piccola è molto diverso da come si vive oggi, no? Potresti aiutarci a capire meglio questa Allora, cosa? se un giorno, se Dio chiama un giorno sabato, è chiaro che per essere un giorno deve avere un inizio e una fine, non può essere. Per cui noi avventisti, sulla base di una serie di espressioni bibliche, facciamo partire il sabato dal venerdì sera, dal venerdì al tramonto, da tramonto a tramonto. Questo è valido, diciamo, sempre. Poi, ovviamente, tutto è in qualche modo legato al modo di sentire, alle sensibilità. L'essere umano è l'unico essere del creato che è dotato di qualcosa che somiglia a ciò di cui Dio è dotato, ed è cioè la creatività, la capacità di creare. La creatività è un carattere dell'essere umano che lo si ritrova in maniera particolare nell'arte, ma senza andare molto lontano. Basta soltanto vedere l'arredamento di una casa, che è molto diverso. Io prima ho visto un gattino che scendeva, un bel gattino che scendeva. Ecco, non tutte le famiglie hanno un gattino, c'è chi ne ha due, c'è chi ne ha quattro. E sono scelte personali, per cui è chiaro che tutto questo, la creatività umana, la diversità umana, che è ricchezza quando è nel bene, si riversa anche sul modo di concepire questo giorno. Fermo restando che questo giorno è un pochino come dire, come un corpo, no? Un corpo ha uno scheletro e lo scheletro deve essere più o meno, diciamo, in un corpo sano, lo scheletro ha caratteri che sono simili per tutti gli esseri umani. Poi ovviamente c'è il resto e il resto fa parte della creatività umana. Per cui, diciamo, il venerdì sera è forse tra i miei ricordi più belli che ho del sabato, perché quando ero bambino si incontrava la comunità, si cantava. Colonge, Villa Aurora, le due scuole che io ho frequentato di più, prima come allievo, poi come insegnante, erano luoghi dove venerdì sera era una cosa magnifica, perché ci preparavamo, si smettevano i lavori, si puliva tutto, si rassettava le stanze. Diciamo, sono tra i ricordi più belli. Non dobbiamo mai dimenticare che i simboli e la poesia sono ciò che rendono belle tutte quante le cose. Nella famiglia
io tra i ricordi più belli che ho è quando mia figlia mi suonava gli inni e io li cantavo. Io canto male, però accompagnata da mia figlia io li vedevo come una cosa molto bella. Poi mia figlia è cresciuta, ha smesso di volermi accompagnare, sono rimasto male, però è il suo diritto. Però quella bellezza mi rimane in mente. Ecco, il sabato Sono sono cresciuto ricordi, tanti sono momenti. ricordi legati a emozioni e vivenze che ci fanno vivere questa giornata in un modo più dolce, no? E più significativo. Hai toccato delle tematiche importanti del sabato, come segno di fedeltà a Dio. C'è il testo di Esodo 31, 16, 17 che vorrei leggere con voi. Esodo 31, versetti 16 e 17, che dice così: I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. Qui, questo patto, c'è differenza di comprensione di come vivere il sabato nelle diverse nazionalità, nelle diverse culture. Avendo tutti lo stesso riferimento che è la Bibbia, non dovremmo avere lo stesso modo di osservare il sabato per essere fedeli a Dio? Perché vedo Guardi, molto conflitto anche nelle comunità, no? Quando vengono gli immigranti. Io stessa sono spagnola, è vero che sono già 20 anni che abito qui in Italia, però il modo di celebrare il sabato è molto diverso e a volte ci mettiamo la problematica. Starò facendo la cosa giusta, sbagliato, mi sento in difetto. Un po' l'hai accennato prima con l'altra domanda, però vorremmo sminuzzare un attimino di più questo concetto. allora, su queste cose nelle comunità non ci dovrebbe essere mai conflitto, ci dovrebbe essere dialogo sul modo di vedere il sabato, come su altri, sul modo di vedere tutte quante le cose. Io credo che, non so, il rapporto fra marito e moglie, no? Se uno analizza 100 rapporti, anche sceglie 100 coppie, diciamo, straordinarie, 100 coppie di grande unità, unione, di grande fedeltà, 100 coppie positive, no? Troverà 100 maniere di vivere quella positività, perché fa parte della struttura dell'essere umano. L'essere umano non è un soldatino di piombo, no? Che è uguale a 1.000 altri, è un essere umano, per cui ha una sua dimensione di diversità, che ovviamente, no? C'è il pericolo di uscire poi da quello che è la sostanza delle cose, ma questo vale per tutte le cose. Vale anche, lo dico con molta convinzione, più tempo passa, più lo dico con molta convinzione, anche per rispettare, per esempio, quelli che il sabato non lo osservano. Cioè, c'è nel mondo evangelico, io ho conosciuto persone splendide che non riescono a capire l'importanza del sabato. Allora, noi avventisti abbiamo scoperto il sabato, come abbiamo scoperto una dottrina forse altrettanto importante che è quella della natura dell'uomo. Oggi tutti i grandi biblisti accettano la dottrina avventista sul piano biblico, no? Della natura dell'uomo. No? Ebbene, noi dobbiamo essere fieri di questa scoperta, no? Dobbiamo però testimoniarlo senza giudicare, condannare quelle che sono le motivazioni degli altri. Io ho conosciuto persone splendide che avevano una visione di Dio molto simile e ancora migliore della mia, che però non ne capivano l'importanza. Questo non vuol dire smettere di testimoniare, ma vuol dire accettare il fatto che si possa arrivare a conclusioni importanti anche a volte non comprendendo le stesse cose, no? In ogni caso, i cristiani che io conosco, che non comprendono il discorso del sabato, in genere, comprendono comunque il discorso del fatto che c'è un giorno comunitario, che c'è un giorno in cui la comunità si ritrova. C'è un giorno in cui si incontra il prossimo, si incontra Cristo, si incontra la famiglia e si smette di lavorare. Quindi questa Bellissimo. diversità va accettata in maniera piena.
Questo non vuol dire, voglio dire, che non si può migliorare la propria comprensione. La creatività è migliorabile, cioè si possono fare anche cose sbagliate, cose migliori e cose peggiori, però ecco, i giudizi, la condanna non appartiene all'uomo, appartiene a Dio. Ne hai detto dei concetti molto, molto belli, che prima mantenersi aperti al modo di fare degli altri e non condannare per il fatto che lo fanno in modo diverso. L'importante è che ognuno si approccia in modo aperto e sincero verso Dio, verso le cose che possono migliorare nella nostra vita e che se gli altri possono apportare un qualche miglioramento, se si possono riflettere in noi qualche cosa di buono, sempre dobbiamo approfittarne, no? Poi, Di non questo so se modo. c'è tempo, volevo dire forse un'altra cosa. Sì, dimmi, dimmi. Quando è che si trasgredisce il sabato? Quando si esce dalle finalità per cui il sabato è stato creato. Tutto ciò che disturba quelle finalità è trasgressione del sabato. Intendo dire, quali sono le finalità? Spesso si vive il sabato, c'è chi lo vive in modo, come dire, legalistico, come un prezzo da pagare. Il sabato va vissuto non come prezzo da pagare, ma come dono di Dio. Dono di Dio che ci fa incontrare Dio, la sua parola, i fratelli, la famiglia. Tutto ciò che toglie qualcosa di queste finalità, ecco, quello è qualcosa contro il sabato. Sì, io direi che è quello che ci aiuta a godere dei nostri fratelli, della comunità, della creazione anche, no? E per questo viene benissimo questa introduzione che hai fatto al prossimo ospite, che è Antonietta Riviello. Lei ha avuto un'esperienza nella comunità ebraica e ci apporterà delle cose positive che possono servirci. Ecco, diamo passo a lei. Ciao Antonietta. Come Ciao, stai? buongiorno Sofia, abbastanza bene, grazie, Allora, grazie. io vorrei che tu ci introducessi un attimo nella tua vita. Chi sei, dove sei e cosa fai nella vita? Ok, allora sono Antonietta Riviello, per alcuni Maria Antonietta, Anna Maria Antonietta, insomma, i miei nomi sono tanti. Sono originaria di Potenza, ma ormai vivo a Firenze da moltissimo tempo. E mi occupo della programmazione dei corsi di lingua e arte e cultura italiana per gli stranieri che vengono qui a Villa Aurora, quindi abito a Villa Aurora. Un lavoro molto pesante in alcune circostanze, soprattutto in questo anno che è stato veramente difficile per il fatto del Covid e per il fatto che questi ragazzi sono lontani da casa. Infatti è stato un anno particolare, ma in genere ormai faccio questo lavoro da 20 anni, è un lavoro che dà molte soddisfazioni e ci permette anche di essere parte della vita di questi ragazzi che ci sono affidati e loro arricchiscono noi arricchiamo loro, Infatti. grazie a Dio. Allora, io ti ho contattato perché un po' di tempo fa avevamo condiviso una conversazione che mi ha colpito particolarmente e volevo anche condividerla con gli ascoltatori. Allora, tu conosci da vicino la realtà ebraica di Firenze da un Sì, po' di tempo, abbastanza, no? sì. Quindi la conosci bene. Però vorrei che condividessi con noi l'impatto che ha avuto l'impronta che ti ha lasciato la prima volta che sei entrata nella sinagoga. Ma ormai sono passati diversi anni e la prima volta è stato, diciamo, veramente particolare perché in tutti gli anni della mia vita ormai il mondo ebraico era distante e mi ha sorpreso invece vedere quanto sia ancora veramente reale anche, diciamo, l'osservanza dei comandamenti così come vengono descritti nella Bibbia. Per tanto tempo ho pensato fossimo solo noi avventisti, capito? E invece lì mi sono dovuta ricredere, noi ci siamo aggiunti a loro, ma loro esistono ancora, ecco, non sono stati annullati. E quindi è stato sì un'esperienza molto emozionante.
Una cosa che abbiamo in comune con gli ebrei è il sabato, no? E noi abbiamo un modo di viverlo che, per quelle cose che mi hai raccontato, è molto diverso da come lo vivono loro il sabato. Cosa ci puoi dire? Allora, sì, infatti, io sono praticamente nata nella Chiesa avventista e devo dire che da ragazza, da bambina, adolescente, non lo vivevo molto bene, perché almeno ai miei tempi il sabato era una serie di no, non si può fare questo, non si può fare quello, e quindi spesso non vedevo l'ora che arrivasse il tramonto per finalmente ricominciare a vivere. Allora, già nel mondo lavorativo ho cominciato ad apprezzarlo perché finalmente potevo fermarmi, ma quando ho cominciato a frequentare la sinagoga, diciamo, ho apprezzato ancora di più, non soltanto il sabato, molti altri aspetti della vita di un credente, visti dal punto di vista ebraico, assumono un significato diverso e quindi mi ha aiutato moltissimo. E del sabato ho visto che loro fanno proprio, malgrado si pensi che siano legalisti, per quanto riguarda il sabato si vive come una delizia, quindi di sabato bisogna solo gioire della compagnia della famiglia, della comunità. Tutto deve essere fatto in modo tale da non veder l'ora che sia finita. Infatti si chiude il sabato dicendo peccato, no? Vorremmo che continuasse. Quindi, per esempio, si preparano i piatti migliori, ma questo anche noi lo facciamo. Si comincia tutti insieme in famiglia con una cena speciale, con quello che loro chiamano il kiddush, quindi la benedizione del pane, del vino a tavola. Poi non si digiuna il sabato mai, e io ricordo da bambina che spesso i digiuni erano fatti di sabato per noi. Non sono, diciamo, previste tutte quelle attività, e devo dire che purtroppo a volte noi concentriamo nel sabato per evitare durante la settimana. Tutti gli studi, gli incontri extra sono fatti nella settimana, il sabato è soltanto, diciamo, un momento di riposo, di relax con la famiglia, da vivere con la famiglia e con gli amici. Un'altra cosa che mi ha colpito è che mangiano 4 volte invece di Addirittura. tre. Sì, si mangiano 4 pasti perché, appunto, essendo un giorno di festa, come tale deve essere anche nel cibo, diciamo, rappresentato. E poi nelle preghiere del sabato non si fanno richieste, ma si ringrazia soltanto il Signore per quello che ha fatto, per quello che è, per quello che ci ha dato. Quindi, diciamo, ogni momento, ogni aspetto della vita durante il sabato assume un significato diverso. Ecco. Bellissimo, Questo mi è bellissime queste piaciuto molto, cose. sì, molto, molto. Poi, Ma dimmi. sì, scusami, non Prego, volevo prego. interromperti. No, dimmi. So anche che la preparazione del venerdì è molto importante, un concetto che anche noi seguiamo, però che un po' si sta perdendo nel tempo. Sì, infatti, tutto il venerdì è volto, infatti in Israele, che ho avuto, diciamo, modo di visitare, dal venerdì, quello l'abbiamo anche noi, già dalla mattina si comincia a preparare. I mariti portano i fiori alle mogli, è proprio una Che regola bello. fissa, sì. Infatti, venerdì si vedono fiorai dappertutto perché i fiori sono anche parte del sabato, anche questo. E poi alla fine della giornata lavorativa, all'inizio del sabato, come prima cosa, si accendono le candele del sabato, che insomma sono lì a rappresentare l'ingresso, perché il sabato viene visto come la sposa, no? Che ogni volta viene attesa ogni settimana. Sì. E quindi queste due candele che vengono accese dalle donne, perché attraverso la donna, dicono, è entrato il peccato, ma anche attraverso la donna c'è il riscatto, no? Della vita che continua. E quindi si accendono le candele e poi si continua la serata con la cena del sabato e così.
Bello, bello. Bene. Antonietta, ti ringrazio tantissimo per le tue parole perché sicuramente ci hanno arricchito a tutti e ci hanno E dato delle idee di come vivere il sabato non come una privazione, ma come una benedizione. sì, Quindi infatti. ti ringrazio ancora per la tua collaborazione e alla prossima. Grazie a te e alla prossima. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. E io voglio veramente ringraziarti tantissimo, Rolando, ci hai dato degli spunti di riflessione veramente validi e ricchi per la nostra vita. Ed è per questo che vi invito a continuare a seguirci per la prossima puntata, che tratteremo sempre il nuovo patto, sempre con Rolando, sempre con Sofia. E niente, vorremmo concludere con una preghiera, perché possa benedirci Dio in questa giornata. Preghiamo. Padre nostro che sei nel cielo, Signore, ti vogliamo ringraziare per tutti gli spunti, per tutte le riflessioni che ci hai aiutato a pensare in questo momento. E nel nostro cuore il desiderio di fare sempre le cose migliori, quelli che ci avvicinano a te e ci avvicinano al prossimo. Aiutaci a rimanere aperti di mente e aperti di cuore, così da poter ricevere le benedizioni che tu stai aspettando di versare su di noi. Te lo domandiamo tutto nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, ancora grazie Rolando. Io mi scuso per non avere il tuo bellissimo sorriso. Io vedo Grazie. cupo e il tuo sorriso illumina lo schermo e vorrei vederlo anch'io, ma non so. Grazie, grazie. Allora, vi abbraccio a tutti quanti, grazie per averci seguiti e niente, ci vediamo. Alla prossima, ciao.